Dunque sarà ballottaggio, anche se in questo momento è ancora in corso lo scrutinio, una sfida a due, d'obbligo chiedere inizialmente se siete soddisfatti di questo Io risultato. sono assolutamente soddisfatto del nostro risultato. Non sappiamo ancora qual è il dato finale, però promette bene. Quindi la nostra coalizione è andata bene, è stato capito il nostro progetto particolare, nuovissimo per la città, e continuo a sostenere che la nostra formazione è l'unica che può staccare col passato e che ha una credibilità volta proprio al futuro e a far tornare Ventimiglia una città all'avanguardia. Ecco, una sfida importante la vostra con il PD come vostro alleato contro l'alleanza di governo, quindi una sfida davvero particolare, anche difficile in una città che sviluppa temi molto cari all'attuale coalizione di governo. Sì, temi molto cari che però in questi anni nessuno è riuscito mai a risolvere nella maniera adeguata. Anzi, dalla chiusura del Campo Roia, proprio stiamo parlando del problema immigrazione, la situazione è peggiorata. Ora siamo molto preoccupati soprattutto per la crisi, per la guerra che c'è in Sudan. Vedremo quest'estate che condizioni sarà Ventimiglia. Noi ci batteremo molto anche per questo, per la sicurezza dei nostri cittadini. È vero, il Centrodestra Unito è una formazione importante, una formazione del governo regionale e del governo nazionale, ma già il nostro risultato, il primo turno, secondo me è un ottimo segnale da parte dei ventimigliesi, quindi io sono soddisfatto. Che 2 settimane vi aspettano adesso? Toste, intense, come è stata la campagna elettorale. Ora la battaglia non è più a due, ma non è più a sei, ma è a due, quindi sicuramente sarà svolta in maniera differente. Io sono pronto e aspetto con ansia l'esito finale. Oggi per voi è il giorno del festeggiamento, possiamo anche dire, perché andare al ballottaggio è l'obiettivo che vi eravate posti, ma dovendo migliorare in qualche punto nel vostro lavoro fino ad oggi, da dove partirete? Guardi, io oggi non festeggio perché oggi è un dato importante e significativo e mi riempie il cuore di gioia, ma io aspetto festeggiare e vedremo che cosa succede in queste 2 settimane. Noi penso che fino ad oggi abbiamo tenuto una linea molto serena, armoniosa, perché non siamo mai caduti in provocazione, non abbiamo fatto una campagna elettorale aggressiva. Noi siamo fatti così, io sono fatto così e voglio continuare a essere propositivo per la mia città, non parlare sempre degli altri. Io voglio parlare del futuro e delle cose che dobbiamo fare. Infine, al ballottaggio sono importanti anche i voti degli altri candidati o delle squadre degli altri candidati. Busserete voi a delle porte o aspetterete che qualcuno bussi alla vostra? Vediamo prima quali sono i risultati finali, ma io aspettiamo i risultati finali.